Buonasera a tutti, bentornati allo Zebroni Live. Si è appena conclusa Venezia-Juventus, 1-1 risultato e l'ennesima prestazione deludente. Questa sera pochi sorrisi, niente da ridere. Buonasera Roberto Savino e Carlo Ciucci, ciao ragazzi, se di buona Ciao siete ragazzi, compagni. ciao, Ciao a buonasera. tutti, ciao. Diamo il bentornato ad un amico degli Zebroni, una persona molto conosciuta nel mondo bianconero per via delle sue tante iniziative, come quella di presenza fissa alla seguitissima trasmissione Cromosoma Bianconero. Paolo Carraro, bentornato Paolo. Sì, Paolo ha il Schiccato, microfono si è tolto il microfono. disattivato. L'audio. L'audio. Ecco, scusate. Ok. Sì. L'Alzheimer e la partita della Juve. Grazie per l'invito, innanzitutto, buona serata. Sono in auto, ma tra un attimo mi fermo, quindi darò un po' di stabilità e di luce, a questa situazione, ma la luce la dobbiamo trovare in altro modo, ma insomma adesso ne parleremo. Buona serata a tutti, dai. Ciao Buonasera Paolo. Paolo. Sì, Ciao. diciamo che fare la diretta post partita, soprattutto dopo questo tipo di partita, non è per niente facile. Magari può essere anche un modo per sbollare la frustrazione, la rabbia, però vi assicuro che non è per niente facile. Allora, Roberto, per quello che si può dire, Ah, Venezia-Juventus. cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire? Un primo tempo giocato discretamente, con una buona volontà, anche se comunque rispetto alle ultime uscite sarà per il valore dell'avversario, cioè parliamo di un gradino superiore a Salernitana e Genoa, sarà per una nostra, per una nostra mancanza diciamo, di approccio come le altre partite. È stato un primo tempo tutto sommato equilibrato. Primi 20 minuti di marca juventina, rete, ma poi finale di tempo di marca veneziana. E il Venezia ha cominciato a tirare in porta, a rendersi pericoloso, a mettere la Juventus sotto pressione. Nel secondo tempo, arrivati ad ora, direi, ci avrei, voglio dire, mi sarebbe andato bene anche un secondo tempo dello stesso stampo del primo. Invece il secondo tempo è davvero indecifrabile della Juventus, una Juventus che è veramente stata messa sotto da un Venezia poco più che ordinato, con le trame di gioco espresse in maniera, diciamo, lineare, ma noi davvero siamo stati al limite del drammatico. Un solo tiro in porta, una conclusione violentissima ma molto centrale di Bernardeschi e poi tanta, tanta, tanta confusione. In tutti questi 90 minuti c'è da dire che l'arbitraggio è stato all'altezza della prestazione della Juve, ossia pessimo, Vergognoso. perché la Juventus al minuto 59 avrebbe dovuto usufruire del vantaggio numerico perché c'era un secondo giallo nettissimo ai danni di un giocatore lagunare, ma che non è stato, direi inspiegabilmente, ma in realtà il giocatore aveva preso appena 30 secondi prima un giallo, ma ciò non giustifica che non avesse potuto prendere il secondo giallo, che avrebbe consentito alla Juventus di giocare l'ultima mezz'ora in superiorità numerica, ma questo non deve essere un alibi, perché ragazzi, davvero, davvero in questo momento c'è tanto da riflettere. Potremmo parlare di tante cose, magari a cominciare dall'infortunio improvviso di Dybala a seguito di uno scontro tra De Sciglio e Aramo, dopo 10 secondi si fa male Dybala e deve uscire. Io ancora devo capire le dinamiche, cosa ci sta succedendo anche da un punto di vista, non lo so, non so interpretarlo neanche. È uno dei tanti segnali che ci manda questa stagione nata storta e che non riusciamo a raddrizzare. Bene, diciamo che quella di Dybala dovrebbe essere una contusione, che lì però diciamo dipende dalla sfortuna. Vedremo, cercheremo di approfondire. Paolo, in base alle tue diciamo capacità, che sono tante, prova ad aggiungere qualcosa a quello che ha detto Roberto. Sì, intanto aggiungo un po' di luce perché vedo che scarseggia, insomma. Scarseggia Allora, maggiormente. Stimola la no, serata, diciamo. sì, condivido. Vedete, mi sono messo anche in giacca e cravatta oggi per il battesimo di mio nipote, insomma, un futuro potenziale gobbino. Auguri. Grazie, Auguri, no, auguri. Auguri, l'analisi, auguri. grazie, l'analisi fatta da Roberto, come sempre. Purtroppo è ineccepibile.
parto analizzando insomma due o tre cose al volo anch'io. Intanto una sensazione che si ripropone quest'anno purtroppo continuamente. È vero quello che ha detto, cioè che c'era un giallo in più e che, come è vero che noi siamo la Juventus, non ci possiamo certo attaccare a quello. Ma è al di là di quello. Al di là di quello. Cioè, quella è l'ultima cosa, il rosso. Appunto, la mancanza di personalità. Cioè, è normale che le squadre avversarie picchino e aggrediscano la Juventus. È normale e è anche giusto. Quello che non, normalmente non siamo abituati a vedere per il nostro spirito da squadra forte ma provinciale, facendoci un complimento, cioè quella squadra che pur avendo elementi di valore riusciva nei decenni a primeggiare anche per la grinta, è che noi non picchiamo, cioè non riusciamo a tenere un contrasto, ad arrivare primi sul pallone con una certa grinta. I falli che facciamo e le ammonizioni che prendiamo nell'arco di questa stagione e un po' anche la scorsa, li prendiamo più per frustrazione o per eventuale ritardo che perché vogliamo far vedere all'avversario che ci siamo e siamo forti. Questa è una prima spiacevole sensazione che si protrae appunto dall'inizio dell'anno. C'è poi da dire anche un'altra cosa, purtroppo, che abbiamo visto come la squadra, speriamo che non sia nulla, la sensazione di Roberto è anche la mia, cioè che per fortuna sia solo una contusione, non una distorsione, mi sembra che sia proprio così, ma la sensazione che abbiamo è che quando esce Dybala si spegne la luce. E questo, concludendo questo primo giro di riflessioni, fatta particolarmente riflettere perché? Perché tutto sommato noi, è ovvio che da qualche tempo non abbiamo la squadra di gran lunga più forte del campionato come in passato, ma non possiamo avere questo tipo di problemi con il Venezia. Cioè ci rendiamo conto, noi questo problema ce lo possiamo avere quando incontriamo un Atalanta, un Milan, un Napoli, un Inter. Sul Napoli poi, se volete, vi faccio un ragionamento che ci fa veramente rabbrividire. Non possiamo giocare alla pari con queste squadre e qualche volta perdere addirittura. Questo non è accettabile. Questo non è accettabile. Noi possiamo perdere perché la squadra ci mette più grinta, il portiere fa i miracoli, eccetera, eccetera, ma non possiamo giocare allo stesso livello. Questo è impossibile da vedere. E abbiamo quest'anno una regressione che è inspiegabile, perché io insisto, litigo, si fa per dire, gioiosamente anche con gli amici della Juve, soprattutto di cromosoma bianconero, cioè non possiamo dire che questa squadra è scarsa, questa squadra è calata, questa squadra manca di alcuni ruoli sicuramente, ma se noi la confrontiamo agli organici dei tre quarti della Serie A, siamo i più forti. E non abbiamo perso con le più forti, abbiamo perso proprio con quei tre quarti, inspiegabilmente in alcuni casi. Ci manca, io anche l'altra sera in Coppa, ero lì, ero a Torino per Juve Malmo, e è stato comunque bello perché dei 35 soci presenti avevo 5 alla loro prima volta, l'esordio eccetera. Però tu vedi Dybala che comincia a trovare un giocatore come Artur, che però noi riusciamo a snaturare, a non far giocare come sa, e gli abbiamo dato la prima occasione. Oggi il ritardo, va bene il ritardo, però i giocatori di qualità io alla fine li voglio vedere in campo. Ragazzi, stiamo rendendo un giocatore normale o poco meno Locatelli e, come avete visto prima dell'infortunio, persino Chiesa. Io su questo mi pongo delle domande, cioè stiamo regredendo rispetto all'anno scorso, che non è stato così. E c'è qualche bimbo da me. Da Carlo. Belli, sono sempre un piacere, dai. Mi fermo Carlo. Carlo, allora, io ti ho avuto modo di testare il tuo stato d'animo e proprio per questo ti voglio provocare al contrario. Trova un modo per rassicurarmi e dammi un motivo per non cadere in depressione. Quello è incazzatissimo. No, di certo da me sta risposta, te la devi dare. Magari da Roberto. Io la voglio da te, però. Non di certo da me, provaci, perché io... Provaci, non no, è che... Carlo, non ce la faccio a rassicurarti perché non vedo come io possa rassicurarti, ma nel senso che io te l'ho detto prima, prima dietro le quinte, prima che iniziassimo. Cioè, allora, io concordo con Paolo che secondo me non possiamo avere la rosa scarsa di tutta la Serie A o di tutte le big, no. Il problema di questa squadra è anche o soprattutto l'approccio. Se voi andate a vedere, è la mentalità, è la cattiveria che non ci mettiamo. Cioè, non Paolo prima ha detto una grossa cosa, cioè le squadre non hanno più paura di noi,
ci vengono a aggredire senza paura. È questo che ci deve far riflettere, perché è impossibile una cosa del genere. C'è lo stadium, prima perdevi una partita ogni 100, adesso ne perdi 3, 4, 5 all'anno, se non di più, per farti capire. Le ammonizioni, tu non prendi un'ammonizione perché devi fargli male, no, perché tu rosichi e gli fai fallo, defrustazione. Non esiste una cosa del genere. Tu oggi sei entrato il campo il secondo tempo, hai fatto un tiro in porta quello di Bernardeschi, dritto per dritto, stop. È impensabile che la Juventus faccia una prestazione del genere a Genoa. Qui perché i giocatori non entrano concentrati, non giocano. Allegri a una certa si è girato, ha detto abbiamo smesso di giocare prima del gol, e infatti abbiamo preso gol, che l'ha detto anche Pardo. Allegri ha appena detto queste cose qua. Quindi non esistono questi approcci. Se alla Juve Rabiot che passa quella palla ad Alessandro d'Appoggio, facile facile gli fa il pallonetto, la butta fuori. Non esiste una cosa del genere, non esiste, non deve esistere alla Juve. Hanno rotto i coglioni. Dybala è lui, io l'ho detto prima, alla Juve ci sono tecnicamente dei giocatori forti, tecnicamente sono Dybala primo, Locatelli secondo, Quadrado. È un po' Bernardeschi Quadrado, oh, sì, vabbè, Quadrado, però quelli proprio che tendono a giocare la palla, che ti fanno l'ultimo passaggio. Se è uscito Dybala, è uscito, già si vede le difficoltà. Bernardeschi ha fatto una bella partita, non possiamo dire no. Poi ovviamente le tante assenze dei ragazzi contano, ma non possiamo attaccarci alle assenze, perché tu il secondo tempo devi entrare con lo stesso spirito di recuperare palla, di andare a fare il secondo gol, invece no, ti sei fermato, hai lasciato far gioco, hai smesso di giocare. A metà della ripresa è molto emblematica. Molto emblematica. Poi sono alcune cose che non so se avete notato, cioè sicuramente sì. La prima, a metà del secondo tempo, abbiamo sprecato un 3 contro 1. Dai, vergognoso. Clamoroso, clamoroso. E poi alcune volte restiamo davvero fermi, soprattutto in fase difensiva, sulla nostra tre quarti. Ci saltano davvero con una facilità a volte disarmante e spaventa un attimo. Oggi un po' ti spaventa la prestazione della squadra. Ma la Juve non può fare un filo, cioè noi abbiamo sempre detto, io che sento, io per l'amor di cielo, tutto quello che volete, ma secondo me alla Juve la prima cosa che deve riprendere è il DNA. È assolutamente quello che ha preso l'Inter, che gli ha dato Conte, il DNA della vittoria. Alla Juve è finito quello là, è sparito. Prima le squadre venivano a giocare contro la Juve già sapendo che stavano perdendo 1-0, adesso vengono allo stadium in casa tua dove tu era un fortino e giocano la partita, ti menano. Poi al di là di oggi che il giocatore del Venezia doveva essere espulso, perché è vergognoso che Valeri là non caccia via quel giocatore, perché se fosse successo al contrario apri di cielo, e neanche ci voglio pensare quello che dicevano. È vergognoso, guarda, io mi facevo spelle, una capocciata sbagliavo per terra subito, ma ancora io facevo lì. Non mi fregavamo un cazzo, mi fregava, beviamo 10 giornate, ma una capocciata sbagliavo. Carlo, ne parte ciabatta così, dai, non si può. Però non posso vedere la Juve giocare così. Aspetta, dai. Aspetta. Allora, volevo evitare. Qual era la domanda? Che te vuoi rassicurare? A parte gli scherzi, voglio aggiungere alcune considerazioni in base a quello che avete detto. Tutto giusto, tutto molto giusto. Allora, per quanto riguarda Carlo, quello che dici io lo tradurrei più in manca la fame. La fame negli stessi giocatori, che poi va bene, può essere DNA, non DNA, ma fondamentalmente è la fame dei giocatori. Però voglio rispondere a Paolo, perché c'è un concetto che dobbiamo, secondo me, levarci dalla testa, che è quella della carta, nel senso abbiamo la rosa più forte del campionato. E io sinceramente è da un po' che sto mettendo in dubbio questa carta, nel senso siamo sicuri che noi abbiamo la rosa più forte del campionato? Una piccola considerazione, voi ve ne sarete sicuramente accorti. A un certo punto sono stati fatti dei cambi. In questo momento, ovviamente, una volta avevi una squadra, dice abbiamo tre squadre, oggi fai fatica ad averne una. Nel momento che poi ti mancano i migliori interpreti, come avete detto voi, esce Dybala, si spegne la luce, Chiesa da un po' che non c'è, quei giocatori con più dinamismo tipo McKennie e altri non c'erano. Il giocatore che dovrebbe farti fare il salto di qualità a livello tecnico a centrocampo, c'hai i cazzi sopra la testa.
e una serie di motivi, e poi ti ritrovi a dover essere costretto a inserire un Caio George, che poi da tutti è invocato come la, il profeta, per poi levarlo durante l'arco della partita in cambio di un Ken. Signori, siamo sicuri che abbiamo la rosa più forte del campionato, Roberto? No, anzi, Paolo, iniziamo da Paolo, che la risposta è... Ti dico con piacere su questo argomento. Tu hai sottolineato l'aspetto fondamentale, cioè la carta, no? Come diceva addirittura Nils Liedholm, noi c'è peccato che non giochiamo sulla carta. Però attenzione, perché la carta, cioè la nostra rosa, un valore non ce l'ha teorico, economico. Un valore ce l'ha perché buona parte di questi giocatori li abbiamo già visti giocare bene nella nostra e in altre squadre. Io non vi parlo nemmeno dei Rabiot, dei Ramsey, vabbè, lasciamo perdere, o degli Arthur che io ho seguito da anni ma che molti non conoscono, nel Gremio, nel Barcellona, nella nazionale brasiliana. Io vi faccio un esempio, ma il Betancourt che abbiamo visto negli ultimi 2 anni di Allegri e nell'anno di Sarri, dove da buon giocatore con Allegri, che stava crescendo, nell'anno di Sarri è stato giudicato tra i 3 centrocampisti migliori, forse era troppo quello, ma non può essere il giocatore di oggi. Vi faccio altri esempi molto veloci. Ma Ken, a 18 anni, ve lo ricordate quando ha esordito quelle 8 partite in cui ha sostituito Ronaldo e sembrava che avessimo trovato un nuovo fenomeno che entrava e segnava? Ora lo abbiamo sopravvalutato? Può darsi. L'anno dopo non è andato benissimo, poi ha fatto 16 gol la stagione scorsa al Paris Saint-Germain. Non può essere il giocatore che vediamo adesso. Perché il problema, l'ha colto anche Carlo nel suo intervento quasi violento, ma violento verbalmente, nel senso della reazione che un tifoso deve avere, è questo, è la grinta. Vi faccio l'ultimo esempio e non parlo di Juve. Il Napoli, ora il Napoli sta in calo, te credo, Koulibaly, Osimhen, Anguissa e Insigne. E Fabian Ruiz. 4 giocatori top. Però ragioniamo su una cosa rispetto alla carta, Carlo, e questo ci deve far riflettere. E non è uno scaricare le colpe su Allegri, perché le colpe non sono mai solo di uno, di Tizio. Attenzione, certo. Ma riflettiamo bene. L'anno scorso, noi con una botta di fortuna, e grazie al mitico Faraoni, che io avrei comprato se non altro per quello, oltre a essere un buon terzino, abbiamo superato il Napoli all'ultima giornata. Vi ricordate? Sì. Abbiamo superato il Napoli all'ultima giornata e siamo arrivati quarti noi e quinto il Napoli. Quinto un Napoli che non giocava bene l'anno scorso, era veramente brutto da vedere, ha giocato peggio di noi, ha fatto una stagione deprimente. Quest'estate, oltre a vari scambi e plusvalenze delle quali noi non parliamo ovviamente perché non ci interessano come tema, hanno comperato un solo giocatore semi sconosciuto dal Fulham, veniva, che si è rivelato un buon acquisto, Anguissa. Ora qualcuno mi dovrebbe spiegare com'è possibile che quel Napoli, con un'estate di preparazione, ha fatto fino ad oggi comunque una stagione meravigliosa, e anche nelle partite in cui ha perso, compresa quella con l'Atalanta, ci ha fatto vedere che si può giocare a pallone. Hanno giocato a pallone con l'Atalanta. Ma questa è la differenza. È una partita vibrante. Spalletti non è Guardiola, non è Liedholm, non è Trapattoni, è un bravo allenatore. Ma c'è quel qualcosa in più, perché quando entrano in campo danno tutti il massimo, e quindi la società, e quindi l'allenatore, e quindi sottolineo quello che rimane per me il problema principale: lo spogliatoio reagisce in un certo modo. Quindi questo paragone con Napoli, a qualcuno, Carlo, se ti chiedono sulla carta, dici: ma com'è che il Napoli è lo stesso dell'anno scorso più Anguissa, eppure in campo sembrano 11-14 giocatori di altissimo livello? Tutto qua. Sì, Paolo, ok, ma io il paragone non lo faccio solo col Napoli, lo faccio col Milan, lo faccio con la stessa Atalanta, certo, te lo faccio con l'Inter, certo. Capisci che cominci a scalare gerarchie, ma il discorso appunto è un'altra, la domanda. Siccome, come ben fatto notare tu, è un problema già dell'anno scorso, vedi Faraoni, e anche un po' dell'anno prima, seppur mascherato con Sarri, perché poi alla fine hai vinto lo scudetto perché gli altri hanno deciso di perderlo, allora la domanda è spontanea. Giusto? Ma siamo sicuri che la rosa di questi ultimi anni è la rosa che sembra che corrisponda a questa famosa carta? Perché qualche dubbio dobbiamo cominciare a chiedercelo. Carlo, nel senso, il calo vero, scusa, è fisiologico anche a livello di...
Anticipo Roberto un altro attimo che non si offende sicuro. Il vero calo non è negli ultimi due anni. Il vero calo da un tetto molto alto, cioè la decrescita felice perché abbiamo vinto ancora, è iniziata a Cardiff. E non è l'aspetto solo di Cardiff in sé. È una rosa che invecchia. Allegri lo dice. Noi vinciamo l'anno dopo con un Napoli che valeva un quarto della nostra rosa, ma non ce la fa vedere la palla. Non parlo degli scontri diretti, parlo della È vero, quella dopo noi vinciamo anche con un certo distacco, ma cominciamo a giocare in maniera inguardabile. Ma quell'anno non ci sono più avversari, perché Sarri se n'è andato all'estero, Conte non è ancora arrivato. Con Sarri vinciamo impacchettando andata e ritorno durante la stagione Antonio Conte, con una squadra che continuava a calare, aumentava l'età e calava il rendimento. Quindi il calo è iniziato da molto prima, ma abbiamo vinto lo stesso. Ora però bisogna correre ai ripari. Io ripeto, questo spogliatoio è rimasto, e succede a tante squadre, la Juve quasi mai, uno spogliatoio dove ci sono leader carismatici, per cui un affetto straordinario, che comandano e governano questo spogliatoio, ma questo spogliatoio non è più uno spogliatoio da Juventus. Ed è per me questa la prima cosa da cui ripartire. Quindi è la società che deve intervenire in maniera seria, ma non solo facendo acquisti. Perché vi dico un'ultima cosa, secondo me, se oggi avesse giocato con noi Vlahovic, che magari arriva, avrebbe fatto ridere, convinto, non arriva una palla, bravo Paolo. No. Ma non c'è riuscito neanche Ronaldo, ragazzi. Ragazzi, io voglio dire una cosa, io ho sentito, allora, ultimamente alla gente che ha rotto di coglioni su, perché non mette Caio Giorgi, e perché non fa entrare prima Saulè, e quello e quell'altro. Oggi Caio Giorgi ha giocato 80 minuti, ma mica perché Caio Giorgi è una sega, no, si vede che è bravo. Ma anzi, ha fatto i movimenti, ma in una squadra del genere tu rischi pure di bruciarlo. Certo, Arthur, secondo me, che è un buon giocatore, tecnicamente è fortissimo, non ha niente a invidiare a nessuno, in questa Juve è stato bruciato, perché non c'è proprio la Juve. In questa Juve io ti parlo. Chiesa, certo, che l'anno scorso era uno dei migliori, quest'anno sta andando a male, non sta facendo quello che faceva lo scorso anno. Quindi c'è un problema, e io che sono stato sempre uno che ha difeso Allegri, sono stato sempre contento del ritorno e ho attaccato Pirlo, io sono il primo che critico anche Allegri, perché sbagli li fa anche lui, e secondo me Allegri ad oggi mi sta deludendo anche a me, per il modo anche come pone la squadra, perché come ha detto Paolo, io non posso credere che Rachmani è più forte de Ligt, non posso credere che Anguissa è più forte del Bentancur o de Locatelli, cioè metti a pari livelli, non posso credere che Fabian Ruiz è più forte di Rabiot, titolare inamovibile, ha vinto un mondiale con la Francia, cioè non ci posso credere. Morata, stiamo parlando di altri contesti, la rosa, io parlo di rosa generale, non parlo di singoli giocatori, certo, rosa, no per farti capire, poi l'insieme di questa rosa messa insieme, mettici l'allenatore magari che non sa prenderli in un certo modo o non gli dà un'impronta di gioco, quello che volete, giocatori che hanno meno palle non vengono scossi, la società che invece magari prende provvedimenti o farsi sentire rimane un po' più disparte, ecco fatto che poi finisce tutto, cioè questa squadra, ragazzi, manca di tutto, cioè non c'è la cattiveria, non c'è la voglia di arrivare prima sul pallone, non c'è la voglia di menare, nel senso far sentire squadra quando c'è la partita che ci sei, invece no, noi non usciamo fuori, che prendiamo uno o due ammunizioni per fallo di reazione, basta, mai un fallo fatto bene che dentro te faccio volare, cioè è quello là che non capisco. Cioè, a me non ha messo cose, non c'è la Juve, ragazzi. E poi io non lo so di chi è la colpa, perché giustamente io non è che faccio il pensiero, faccio questo qua. Io faccio il tifoso, secondo me, vedo la partita com'è. Ma la Juve, secondo me, cioè, ha un problema di mentalità, soprattutto. Cioè, la Juve non ha più quella voglia di vincere, di arrivare prima sulla palla, di quella cattiveria, la fame, quella cattiveria che l'ha contentista. Capisci che quella fame non la devi trovare. Un attimo, Roberto, voglio rispondere al Conte che ha scritto quante stronzate, dice Anguissa è fortissimo, altro che Arthur. Allora, Anguissa, nessuno mette in dubbio, è un bel giocatore, nessuno mette in dubbio che è un bel giocatore, almeno ad oggi. Quest'anno l'annata, ma tu lo conoscevi che era Anguissa? Ha la stessa cosa,
Cioè, Arthur, altro che Arthur. Arthur lo state facendo passare, che ha scritto altro che Arthur. Ma Arthur è come se fosse il giocatoretto di eccellenza. Cioè, io voglio vedere in tutte le azioni, perché se tu metti questi paragoni, fai lo stesso Henry alla Juve, era una pippa colossale, poi è andata all'Arsenal e è diventato un fenomeno. Però, e non è solo l'unico. Devi concedere anche una cosa, perché dato che si fa, e poi diamo la parola a Roberto, dato che si parla di contesti, dato che si parla di momento storico, la confusione che ha la squadra ce l'ha anche il tifoso, e possiamo fare alcuni esempi. Intanto lui sa, se non sbaglio, è stato prelevato da una squadra che è retrocessa, mi sbaglio? Perfetto. Quindi un giocatore che non conosceva nessuno, che in quest'anno sta trovando una nuova giovinezza, ancora più giovane di quella che ha. Però adesso, bravo, ovviamente, qual era la soluzione? Anguissà. Perché? Perché sta andando bene. Molto bravo, bene. Carlo, c'è ragione. Aspetta, non ho finito. Ah, vai. Vabbè, però me la prendo. Comunque, vabbè, dicevo, il discorso contesto. Sento tanta gente, Roberto lo sa perché abbiamo avuto modo di chiacchierare in altre chat, sul discorso dei giovani, no? Tanta gente si affida a questi benedetti giovani. Giovani, come se questi giovani possano salvare la situazione. Il problema dei giovani in questo momento, cioè il problema ce l'hanno i grandi, figuriamoci se il giovane può venire a risolvertelo. Invece, e su questo devo dare atto che Allegri si sa comportare molto bene, preservare un determinato giovane eviterebbe di bruciarlo, come hai detto prima tu, perché in questo momento neanche la mano divina ci può mettere una pezza, e te ne accorgi gli infortuni ogni 5 minuti, che non sono necessariamente muscolari, traumi, distorsioni, contusioni, sono una serie di cose che ti portano poi, aggiunto al livello di tutto che avete detto, mancanza di fame, mancanza di DNA, e secondo me limiti palesi di una rosa che non è più quella di una volta, ti portano a creare un contesto dove, quando arrivi primo nel girone in Champions League, e qui mi rifaccio ai tifosi, come se tutto è dovuto, sì vabbè, tanto però abbiamo perso 4-0 a Londra, cosa festeggiamo a fare? E poi vai a pareggiare a Venezia con una squadra che lotta per retrocedere, fino al mondo, siamo tutti incazzati. La confusione ce l'ha l'ambiente, la confusione ce l'ha la Juventus, ma la confusione ce l'ha anche il tifoso, giustamente. Roberto? È proprio così, avete detto delle sacrosante verità, e il problema è proprio questo, che avete detto ognuno delle verità, e quindi il problema non è uno solo, i problemi sono tantissimi di questa squadra, e l'unico modo per affrontarli è quelli di affrontarli nella maniera alla base innanzitutto, e nella maniera più semplice. E io anche in quest'ottica, e lo ribadisco, ho visto la scelta di Allegri, e con un contratto così lungo, nel momento nell'auspicio di ritrovare quella naturalezza, no? Quella Juventus senza percorrere strade impervie che poi ti accorgi essere sbagliate, dover ritornare indietro. E allora l'ho trovata la scelta più, tra virgolette, logica. Cercate di capirmi. Ora però il problema dello spogliatoio o di quello che della voglia di entrare in campo, l'ultimo momento al quale pensarci è proprio quando l'arbitro fischia all'inizio, perché fa tutto parte dell'extracampo, fa tutto parte di ciò che anticipa e precede la partita. Ed è proprio questo che ci lascia sempre più interdetti, perché se il cammino di Champions, tolta la partita di Londra, dove siamo stati messi sotto inequivocabilmente per 90 minuti, va bene, ma ci stava anche. Però quelle 5 partite, io credo che se avessimo affrontato con lo spirito di quelle 5 partite, le partite col Venezia, con l'Empoli, col Sassuolo, con il Verona, con l'Udinese, di certo non avremmo fatto 4 sconfitte e un pareggio. Ed è questo, è questa, come posso dire, questo cortocircuito che si crea nella squadra da partita in partita, e ci lascia interdetti, perché noi ovviamente comincia la partita e non sappiamo che Juventus trovare. Poi possiamo anche dire un altro tipo di problematica, potremmo tirar fuori, cioè quella che noi soffriamo le piccole perché non riusciamo a sviluppare un gioco, e possiamo al più in questo momento e con questi giocatori in questo stato di forma e con questa pressione che hanno questi giocatori giocare di rimessa, e ci risulta più semplice magari giocare di rimessa. Perdi Dybala,
perdi Chiesa e perdi quell'altro e non riesci neanche più a giocare di rimessa e fai difficoltà. E con le piccole, tra l'altro Venezia si è chiuso, ma anche abbastanza relativamente, si è chiuso molto meno di altre squadre. Se voi, Robè, se voi andate a vedere anche gli altri anni che la Juve magari non dominava con le piccole, ma magari a volte soffriva anche, però la sbloccava anche perché eravamo una squadra fisica. Avevi Mandzukic, come? Ronaldo, Higuain, buttavi la palla sotto, una palla, un gol lo facevi. Noi se voi ci fate caso, una volta ceduto Mandzukic abbiamo cominciato ad avere difficoltà su quel lato là. Certo. Poi è andato via Ronaldo, che Ronaldo è un altro che ogni una palla che cadeva era gol. Oggi se c'era Ronaldo vincevi, perché era così. Il gol che di Bernardeschi, che ha fatto un bel tiro tutto, ma ha tirato dritto per dritto, Ronaldo avrebbe segnato. Avrebbe segnato tirando molto peggio. Molto peggio, è quella la differenza. Piano. La Juve non è una squadra non forte fisicamente, non è fortissima neanche per niente, perché tutti i giocatori di medio-alta, manco medio-alta, media. Media L'Inter, media. Per esempio, è una squadra che ha brava tecnica, corre tanto, ma anche Mena e ha una squadra fisica. Perisic. Barella è piccoletto, ma è un animale. Brozovic, Vidal, ma non solo. D'Ambrosio, a difesa è tutta carta. La difesa, tutti minimo 1,89-1,90 m. Ogni calcio d'angolo è quasi in gol. Per farti capire, queste partite come oggi, tu 3 anni fa con la squadra di Allegri, tu la vincevi te la così. Te la mangiavi. Fisicamente, perché tu non arrivi tecnicamente, arrivi fisicamente. E l'Inter, essendo una squadra fisica, molte partite le vince così. La Juve, non avendo una squadra fisica, quando tu trovi una squadra chiusa e in più ti vengono a mancare Dybala, Chiesa, Kulusevski, Danilo, Cuadrado che non sta in forma, stasera ha giocato male, e non riesci a creare superiorità numerica, poi trovi difficoltà a fare gol. Perché se poi tu la metti dentro, non c'è nessuno che va a colpire di testa. Tecnicamente sei in debito perché non hai questi giocatori. Come la risolvi la partita? Niente, se prendi gol non recuperi più. Tra l'altro Ronaldo oggi una partita simile, Norwich, Manchester United, negli ultimi minuti gli ha risolto la partita, come hai detto te. Ecco perché poi il livello della rosa quest'anno non può essere anche già rispetto all'anno scorso uguale. Ronaldo ha risolto, ha dato 3 punti allo United in una partita simile a quella del Venezia contro il Norwich. Comunque abbiamo una domanda per Paolo, se riattiva il microfono. Vai Paolo. Da parte di Jürgen Keller, se ci dice chi è, perché ha un modo di scrivere che mi è familiare. Comunque, allora lui scrive: scusi signor Carraro, ma non pensa che 4 anni di contratto ad Allegri si spiegano proprio dalla necessità di ricostruire tutto da zero, compreso lo spogliatoio? Sì, il signor Paolo Carraro, Jürgen Köhler, con questo nickname fantastico, ti risponde sì, sicuramente sì. Penso proprio a quello, cioè il pensiero è più profondo, diciamo, nel senso che dal mio punto di vista la Juventus sa benissimo di essere in una fase di enorme difficoltà, enorme. E l'enorme difficoltà nasce da questioni societarie che poi abbiamo percepito tutti, insomma, che conosciamo bene. Queste difficoltà adesso vanno sanate. Io credo che nell'arco della stagione ci saranno delle novità importanti, forse a giugno, forse a fine stagione. Credo che gli investimenti, in questo caso non parlo più neanche della società, ma proprio della proprietà, faccio questo leggero distinguo che non è da poco però, io credo che la proprietà stia pensando ad una nuova era, per così dire, nella prossima stagione. E questa nuova era al momento riparte senza dubbio da Massimiliano Allegri, perché un contratto così se no non si giustificherebbe in effetti, certo. Anche perché non sono solo 4 anni, ma sono 4 anni ben retribuiti, con una cifra importante, 7 milioni di bonus. Che al momento, ce lo diciamo perché, come dire, tutti noi saremo sempre, non solo stimiamo, ma saremo sempre legati ad Allegri da un affetto infinito, perché insomma quei 5 anni chi se li scorda. Poi però le cose cambiano. Io sarei stato continuare a provare in alcune direzioni, ma quando poi le direzioni finiscono, stop, si ricomincia da capo. Ecco, la domanda che mi faccio io, per rispondere soprattutto a Jürgen Keller,
Ma siamo sicuri in questo caso che la società ha fatto la scelta giusta? Perché? Perché comunque per noi saranno anni, almeno inizialmente, di remissione, dove non potremo andare a comprare più certi giocatori. Ma non ci possiamo permettere. Io sento parlare di vendita di Chiesa, mi sembra incommentabile, no? Allora, se noi ripartiamo da quei 3, 4, 5, 6 giocatori che sono una sicurezza, no? De Ligt, Chiesa, Locatelli, eccetera, noi dobbiamo aggiungere, ma non possiamo aggiungere Marcello a 25 anni, Ronaldo a 28, Messi a 14, no. Dobbiamo scommettere su alcuni giovani, andare a fare un buon mercato all'estero, e anche qui mi pongo delle domande, perché poi insomma, negli anni si fanno ragionamenti. Ho sentito criticare Paratici aspramente per qualche piccolo errore fatto, ma questo decennio ce l'ha portato lui il valore aggiunto. Però certo, andiamo a cercare qualcosa all'estero, ma ci vuole un tipo di allenatore che al momento non è Allegri. Era l'Allegri di Cagliari, cioè quell'allenatore che con una squadra non ricca, non forte, non piena di fenomeni, ricordiamo che lui accolse l'odiato ma bravissimo Nainggolan, arrivò quasi bambino e che non giocò mai quell'anno. Quindi lui aveva una squadra di un valore molto basso e fece vedere giocare bene quella squadra. Che poi vinse anche la panchina d'oro. Come no? Allenato sì, sì. Un Milan. Stava per essere esonerato all'inizio, se la vogliamo dire. Quindi un Milan e una Juventus fortissime. Ma in entrambi i casi, siccome ho parlato prima di decrescita felice, decrescita lenta e felice, sia quel Milan che quella Juventus hanno cominciato a calare, perché l'organico al top o sei il Real Madrid del City oppure è difficile tenerlo. Ma gli hanno venduto tutto al Milan pure. Al Milan, appunto. Sì. Ma tu cali perché non fai più l'allenatore, ed è normale che sia così. E si crea quella situazione che dicevo, in cui io vedo, oltre alla società e al problema Allegri, il problema Allegri è piccolo e deve essere risorsa, ma lui deve cambiare un po', e secondo me Arthur è la chiave. Devi cominciare ad allenare e non puoi avere quello spogliatoio, perché noi abbiamo, ragazzi, uno spogliatoio ancora top. Cioè io sono, Roberto, l'avvocato Savino lo sa, io sono un autentico adoratore di Chiellini. Per me Chiellini, no a 37, ma a 45 anni dovrebbe giocare ancora, per come ti insegna ad usare la testa per me è una divinità, io lo adoro, lo preferisco. Ma io quest'anno, vinti gli europei, quei due signori li avrei salutati per una serie di ragioni. Primo, perché c'hai un respiro corto, perché Chiellini e Bonucci quanto possono durare? E questa stagione stanno durando loro, eh? Non sono loro il problema, attenzione. Quindi li dobbiamo anche ringraziare. Ma tu non costruisci più e c'hai uno spogliatoio nel quale persino un allenatore come Allegri, che ha storia, che ha risultati e che ha la fiducia piena della società, non avendo in questo momento alle spalle una società che lavora per lui, si ritrova schiacciato da questo spogliatoio. Come si è trovato 4 anni fa, come si è trovato 3 anni fa, come si è trovato Sarri dopo e come si è trovato Pirlo, prigioniero di questo spogliatoio. Questo è un grosso problema, secondo me. Se vuoi ripartire e rifondare, come si dice in gergo, devi ripartire dai giovani. Ma a proposito, Paolo, a proposito di Sarri, questo ci fa capire che negli ultimi anni è stata la società ha lavorato più su improvvisazioni che su progetti, perché se voi oggi andate a vedere l'intervista che ha detto che ha fatto Carnevali, sono sì Carnevali, come si chiama il coso di il procuratore di Arthur, ha detto queste testuali parole: Arthur è stato preso per Sarri però ancora quando è stato lo scambio Pjanic e Arthur, era già tutto fatto. Poi, quindi questo che significa? Che Sarri è stato esonerato alla fine, è stato deciso alla fine di essere esonerato. Che dal momento che tu lo prendi... dallo spogliatoio. Sì, però alla fine... È stato cacciato via, perché l'intenzione della società non era cacciar via Sarri. Sacrosanta. Carlo dice una cosa sacrosanta, cioè dei 5 acquisti che ha avuto Pirlo, Arthur, Kulusevski e Chiesa, Federico Chiesa, erano stati presi per Sarri. Non commento cosa potrebbe essere, perché non ci interessa più. La cosa su cui dobbiamo riflettere è che oltre a Sarri, a Pirlo, perché Pirlo anziché un nemico dello spogliatoio è stato un prigioniero dello spogliatoio. Miniero. Ma allo stesso modo è successo con Allegri. Ve la ricordate quella pantomima fatta da Agnelli con Allegri al saluto?
ve la ricordate? Sì, c'erano sì. 5 giocatori che non erano in quella sala e sappiamo che tutti i dirigenti hanno prima intervistato e portato anche il capitano e altri Dagnelli per dirgli che la storia con Allegri era finita. Quindi quello spogliatoio ha fatto fuori non solo Pirlo e Sarri, ma anche Allegri. Attenzione. Poi siccome sono dei fuoriclasse, sono dei giocatori di un certo livello, eccetera, è chiaro che adesso si ribecca un Allegri che gli è stato imposto dalla società. Ma tu non puoi ricominciare in quelle condizioni. Allegri aveva bisogno di qualcosa di fresco, di fresco. Nuovo. Paolo, tu sei d'accordo con me? Cioè, nel senso, guarda, io non sono... Improvvisazione, improvvisazione. Sì, per cosa? Secondo me, spiace dirlo, perché io te l'ho detto, dopo quello che ha fatto, no, ha perso la massima, però nessuno mette in dubbio. Se proprio uno doveva ricominciare, parliamoci chiaro, perfetto per la panchina Juve era Conte, per iniziare. Conte era perfetto, con poco ti fa rendere certo. Una squadra, poi due anni e mezzo, più percorribile. Però non è più percorribile, lo sappiamo no. perché Conte finché c'è tra Agnelli, il culo sulla panchina della Juve non ce la metterà più, almeno che non succeda un miracolo, che ci sia un chiarimento, che la vedo difficile perché sono tutti e due personaggi dal carattere abbastanza tosto. Simile. È difficile, però Conte sarebbe stato quello della rinascita. Nel senso che, però, come dici tu, se la società ha fatto un contratto di 4 anni ad Allegri, proprio perché cercherà Conte l'ha dalla testa ormai. Cioè, no, ma Conte, che io ti Ma lui sta facendo un discorso. È un esempio. Che Conte, Conte me lo levo proprio, ma fino a proprio tolta, ma milioni all'anno ormai. Sai qual è la particolarità? Che con Conte, o con uno alla Conte, quello che dice Paolo sarebbe stato molto più semplice attuarlo, certo, cioè il reset completo della RO, ricominciare davvero da zero, certo. E uno alla Conte davvero nel 2012, quello che ha fatto nel 2012 ti fa rendere i giocatori al massimo, al mille. Allegri è un altro tipo di allenatore, infatti sì, però... la Juve gli ha fatto 4 anni di contratto cercando quest'anno. Comunque entriamo così. Però dove voglio arrivare che con uno con Allegri la scelta di mantenere o comunque limitare, diciamo, l'addio ai samurai, chiamiamoli così, diventa un po' più difficile, perché loro pensano, vabbè, noi li teniamo, li andiamo, un anno lascia Lichtsteiner, l'altro anno lascia Samoa, l'altro anno lascia Buffon, l'altro anno lascia Chiellini e l'altro Bonucci. Loro stanno cercando da un po' di anni di diluire questi addii in maniera tale da mantenere il problema. Però, se anche questa radice, fammi finire, se anche questa radice è ben piantata per terra, è anche vero che il rovescio della medaglia è quello che poi ad un certo punto questi si credono davvero più che i maestri, diventano da maestri a padroni. E quindi svolta un attimo la situazione e fanno come Totti, che aveva addirittura a Trigoria la sua stanza. La sua stanza è però Chiellini, Robè, è uno che manco pretendo, vedi, è uno che fa la partita sì e 5 no su quello là, su quello là, che può essere sempre utile. Io anzi sto giustificando, sto dicendo, se con un potevi completamente ripartire da zero, con un Allegri probabilmente nella loro testa è quella di lasciare un 2-3 punti cardini al di là del loro valore tecnico, che comunque non si discute. Solo questo. Posso dire una cosa per il discorso Conte, però questa è un'opinione mia personale, perché poi alla fine quando andiamo nello sconforto troviamo sempre il bersaglio semplice, Conte. Io penso che la rinascita, la rifondazione deve partire, parte dai giocatori, perché non ho mai sentito una squadra che lotta per retrocedere, arriva l'allenatore e poi va per lo scudetto. Carlo, per forza. Vero che i giocatori ti fanno rendere... Carlo! Però non è, in questo momento non è Conte. Si parlava, se c'era un allenatore giusto per iniziare un ciclo, era quello più Conte. Potrebbe essere anche Allegri. Il problema qui non è l'allenatore, il problema qui è il materiale umano che hai a disposizione.
Siamo d'accordo? Non ne devi cambiare cambiare parecchio. Carlo, il problema, tutto, Carlo, è che esistono le concause. La causa non è mai una. Vai Paolo. Prendiamo Conte, facciamo un esperimento, glielo pago io lo stipendio, lo mandiamo a Empoli e vediamo se l'Empoli lotta per la zona Champions. Ma è differente, Carlo. È differente, no, Carlo, un upgrade, se posso un minuto. Si tratta, Carlo, solo di un semplice upgrade. Cioè è chiaro che, ma io ho fatto l'esempio di che volevo l'Allegri, appunto, l'Allegri di Cagliari. Perché Allegri a Cagliari aveva una squadra di basso livello, ma ti ha dimostrato, quando ancora era nella necessità di farlo, di fare un certo tipo di gioco, di allenamento. Il ragionamento Conte è perché l'ha preso come allenamento, come esempio Carlo, che probabilmente è uno di quelli che magari lo odia di più, per farti un esempio, perché non lo ricorrebbe nemmeno. Il ragionamento è che noi abbiamo visto non solo quell'attacco, ricordatevi con chi giocavamo e come giocavamo, Quagliarella di prima, Matri Vucinic, abbiamo vinto lo scudetto con Matri Vucinic titolare, poi era la riserva. E come giocavamo? Ma quella difesa che è diventata la più forte d'Europa, BBC, la famosa BBC, nelle due stagioni precedenti prendeva 40 gol a campionato. Però non è solo che è bravo Conte, attenzione, io quello volevo dire. Il problema principale, che va a finire lo spogliatoio, è la società. Cioè quella società ha preso Conte e poi Allegri e ha detto ai giocatori, occhio, facciamo l'esempio Allegri. Arriva Allegri, non lo volete? Ha detto le cose più brutte di chiunque sulla Juventus, che è la mafia del calcio, eccetera. Buoni, questo è l'allenatore e questo fa. Certo. Poi l'allenatore Allegri, quindi faccio l'esempio Allegri, è stato bravo, intelligentissimo. Intanto il primo anno a non cambiare un cazzo. E non è stata cosa poco, perché ci vuole umiltà ed intelligenza. Bravo. Ma soprattutto in quell'anno lui l'ha usato a entrare nel cuore di quello spogliatoio, a diventare alleato di quelli che oggi sono i senatori, e di costruire insieme a loro persino scelte di campo. Vi ricordate quando ha raccontato, ed è stato grande in questo, di come in alcune partite, il famoso Juve Barcellona 3-0, l'allenatore tra virgolette l'ha fatto Dani Alves, io Marco Neymar, e non gli ha fatto, l'ha gonfiato di botte. Tu devi mettere su me, chissà, Alex Sandro, che io quando ho sentito il racconto ho detto, ma io nei panni Allegri gli avevo detto a Dani Alves, ma tu sei matto. E invece quella serata, se vi andate a vedere la partita, Alex Sandro l'ascoltato nel quarti, ha il pa, certo, ma quello è stato l'Allegri i primi tre anni grandissimo, che ci ha portati a Cardiff non con fortuna come successe arrivare a Barcellona, meritatamente ce la giocammo. Noi arrivammo a Cardiff con un cammino alla Lippi. C'è un cammino stupendo in cui aspetta. Poi la finale è andata come è andata, è un'altra cosa. Però quello fu l'anno top di Max Allegri, che aveva ricostruito una squadra con le sue idee, di gioco, che può piacere, non piacere, ma c'era un gioco. Nei due anni successivi e quest'anno il gioco non viene cercato. Quindi rispondo velocemente, l'hai fatto vedere due volte quel messaggio. I giocatori, bravissimo, Pino Floyd, sì, attenzione, questi non lo sanno fare. Io ho fatto l'esempio del Betancourt dei due anni di Allegri e dell'anno di Sarri. Vi faccio l'esempio di un giocatore che io ho visto e sono rimasto esterrefatto da come giocava l'Artur del Gremio, due anni al Gremio da bambino con una Coppa Libertadores. Ma anche il primo anno in Barcellona. Ha fatto un campionato della Madonna. Toglie il posto a Busquets della sua rovina. E il giocatore, attenzione, del Brasile. Vi dico due cose. L'anno scorso è andato fuori dalla nazionale perché è stato infortunato e non ha mai giocato. Il Brasile è crollato e non ha vinto la Coppa America come normalmente fa, è crollato proprio. Ma vi dico un'altra cosa. Quando Jorginho, parliamo di Jorginho, ha visto giocare Artur in nazionale, ha detto: io ho fatto la scelta di giocare in Italia perché sono più legato all'Italia che... Ma meno male, perché ho visto giocare Artur e con questo non avrei giocato mai. Ora è diventato una pippa e io ho dei problemi a crederci, ho dei seri problemi. Ma certo, scusa, ritornando al discorso, se tu metti Anguissà alla Juve, non rende quello che rende a Napoli. È quello che la gente non capisce, perché adesso la Juve è la prima cosa che bisogna capire, quella che non è il singolo giocatore. Certo.
se non riusciamo a capirla, noi non riusciamo più. Ma quello stavo dicendo, ecco perché dico vale anche per l'allenatore. Però Carlo, ti volevo rispondere una cosa. È ovvio che se Conte tu prima lo metti nell'Empoli non te la porta al Champions League, perché ci sono altre 20 squadre. Qui si parla di mettere Conte a squadre di alto livello, nel senso bene o male che se la giocano, prendi l'Inter. L'anno prima erano 10 anni che arrivava a meno 30 dalla Juve, è arrivato Conte, in un anno gli ha fatto fare 30 punti. Fermo. E faccio un esempio, perché... No, aspetta, ti devi fermare, poi dopo continui, perché è importante, volevo arrivare a quello. Tu hai detto, sì, ma chi è stato preso per Conte per arrivare a questo? Cioè, non è che serve Conte e... Sì, ok, è stato preso è stato preso Lukaku e Hakimi, ok, ma Conte quante partite ha fatto magari senza Hakimi o magari senza magari qualche partita Lukaku? L'Inter con gli stessi giocatori ha fatto sempre belle partite. Ha fatto più schifo. Perché uscì, sì, però ha sempre vinto. Lo so, ragazzi. Però, no, ragazzi, io ti parlo, Carlo. Il problema, ragazzi, è che Carlo, io ti parlo ragazzi, siete voi che state parlando. No, il percorso Carlo, dell'Inter io ce l'ho qua l'anno scorso, non ha avuto un problema nel girone di ritorno. C'hai ragione, però io quello che dico io che bisogna dare il merito perché ti fa rendere tutti i giocatori a 1000. Senza dubbio, l'abbiamo visto anche con la nazionale italiana. E non dico che Allegri, Conte è meglio Allegri, anzi, come sa leggere le partite Allegri, magari come sapeva leggere, quest'anno è andata un po' così, Conte non sapeva fare. Allegri ti trasmette una tranquillità che Conte non ha. Infatti Conte due anni può allenare in una squadra. Tre ha già troppo. Sono d'accordo. Sta di fatto che sia mentalmente, sia come giocano nei 90 minuti, se vedi una partita dell'Inter anche adesso e prendi una dell'Inter di due anni fa, c'è l'abisso. Cioè ora hanno la consapevolezza, hanno acquisito. Per chi gliel'ha fatta prendere quella consapevolezza? È inutile che aggiungiamo Conte ha portato all'Inter il DNA vincente, la mentalità vincente, quel cazzo di quella cosa che la Juve prima aveva e che l'Inter ci invidiava, che adesso invece non ha più la Juve. Ecco perché noi dobbiamo ritrovare innanzitutto quella consapevolezza. Ovviamente consapevolezza che arriva anche con i risultati e quindi è un gatto che si morde la coda. Voglio dire un'ultima cosa, poi concludo personalmente. Sì. Il discorso così poi mi rivolgo anche a Paolo. Io anche per aggiustare il discorso sono d'accordo su quello che dicevo di Conte, ma sono sicuro che anche con questo Allegri, se dico gennaio perché al di là delle difficoltà che ci sono, uno spera sempre, con uno, due, non mi fate dire tre che poi è il numero perfetto perché è impossibile, con gli innesti giusti tu sei in grado di salvare anche questa di stagione, perché viene in mente un Dennis nel 98 che era andato a mettere a posto un centrocampo che stava cominciando ad affossarsi da solo, ve lo ricordate nel 98 l'acquisto di Dennis in un altro contesto come il Milan faceva ridere e arrivava non faceva ridere, era indicato come la mela marcia. La mela marcia, è ben diverso. Secondo me, con due acquisti, non tre, due, il centrocampista di spessore. Già forse uno è grasso che cola. Però, innesti giusti, anche questa Juventus si può riattrezzare. Sì. Sì, però è certo che si può raddrizzare anche senza Conte, ma indubbiamente, ma ci mancherebbe, ma noi mica dipendiamo da Conte. Stiamo parlando che secondo me per aprire un ciclo era come in questo momento. Poi il continuo sarebbe stato un'altra volta lei. Però ragazzi, vediamo ancora più in là. Però al di là di quello là. Per aprire un ciclo, più che Conte, serviva Conte e Pogba. Padre Pio. Capito? Perché Paolo ha detto prima, Conte ha preso una Juventus che aveva appena acquistato. Sì, c'era Bonucci e Chiellini, ma c'aveva anche Barzagli. L'anno prima, quella Juve giocava con le grottaglie. Che era davvero finito, però attenzione. Carlo, però noi dobbiamo capire. Pirlo, Conte. Ho capito, ma noi dobbiamo capire. Era dato tutti per finito. Però
meriti a Conte. Noi abbiamo vinto uno scudetto, ci siamo giocati fino alla fine con il Milan di Allegri, che aveva Thiago Silva, Nesta in attacco, Pato, Ibrahimovic, Robinho. Noi lo siamo che in attacco titolari, Vucinic, Matri, panchina, Quagliarella. Abbiamo preso, non era un attimo, titolari, era centrocampo. Titolari, sai che giocavamo col 3-5-2 esterni? Titolare dei ceglie. No, ma io me lo ricordo benissimo, ma lì la differenza la faceva Marchisio, Pirlo, Vidal, ma Pepe, certo, Simone Pepe, però l'anno Steiner. Prima, però sei d'accordo con me, l'anno prima è Pirlo, sì, sono d'accordo. Pirlo, la BBC, ce l'avevi anche l'anno prima e prendiamo 50 gol. No, ma perché è così? Sbagli. Non ce l'avevi come no? Siamo arrivati dopo di era stata acquistata a gennaio. Barzagli arriva a gennaio. Ma per farti capire, ho capito, ma no, però no, siamo arrivati tre anni senti e Barzagli a gennaio, quando è arrivato, era dato, ve l'ha dato poi finito, perché non aveva dato nulla in più alla Juve. Posso dirvi una cosa, ma appunto non riguarda l'allenatore, ma la cosa più importante è il contesto, cioè quello che stiamo perdendo è il DNA Juve a partire dalla società. Ma certo, Vidal è arrivato alla Juventus, io l'avevo visto giocare nel Bayer Leverkusen e mi ero esaltato quando l'ho visto, ho saputo che veniva la Juve, ma Vidal era un altro semi sconosciuto, cioè il paragone lo possiamo fare con l'Anguissa, con il McKennie, cioè il giocatore che ancora non conosceva nessuno e che 9 milioni di Juve, Pirlo che faceva il gioco da noi, era stato cacciato via dal Milan, lista gratuita, perché gli era stato preferito Van Bommel. Ma Pirlo in effetti era in grande calo. Come ha spiegato, ha ritrovato le motivazioni, la presenza di Conte gli ha fatto venire voglia di fare allenatore. Basta Conte. Vi dico una cosa, perché sì. Carlo Giummo ha fatto una domanda prima all'altro Carlo, a Carlo Ciucci, e voglio in due minuti provare a dargli una speranza io. Allora, noi veniamo da nove anni, come dire, che sai, quando ci prendono in giro, meritatamente in questo momento, ma insomma sì. Ce ne abbiamo di cosucce da ricordare a tutti e dobbiamo cominciare a goderci quei 9 anni che abbiamo vissuto bene, ma così in fretta. Giocatori come Tevez, ci andiamo a rivedere le immagini, il Dybala della rimonta, Mandzukic, bla bla, benissimo. Ora siamo in un'altra situazione. Noi abbiamo bisogno di 3 cose in particolare per arrivare all'ultima, cioè una società che torni solida e affidabile. E competente, perché abbiamo perso, ci sono state delle ragioni, in particolare 2 dirigenti, Marotta e Paratici, che facevano 2 mestieri completamente diversi, erano perfetti insieme, ma uno non poteva sostituire l'altro, e secondo me adesso non abbiamo personaggi pronti. No, al di là del problema presidenza, quello se lo giocheranno loro con la proprietà, ma noi chi dimenticherà ciò che ha fatto Agnelli? Credo nessuno. Ma per tutti arriva il momento del cambiamento. Quindi la società deve ripartire con determinazione. La scelta allenatore è fatta benissimo così. Perché l'allenatore è bravo. Ne conosciamo i limiti, ne conosciamo i pregi. L'allenatore è bravo ed è affidabile. Perfetto. Ora si comincia anche a scegliere per il futuro quali possono essere i giocatori. Perché alcuni giocatori, ripeto e non rifaccio i nomi, non può essere che in alcuni contesti siano forti. Cioè non essere da Juve, faccio l'esempio di Rabiot. Rabiot non è una pippa, Rabiot è un giocatore, un quattrocentista, che fa i 400 metri secondo me come pochi, che ha anche doti tecniche. Ma secondo me non ha gli attributi, diciamo la parola, per essere il centrocampista che serve alla Juve in questo momento. Certo. Non va bene Arthur? Di Arthur, non va bene, dobbiamo cominciare a scremare, non inseguendo sogni e soprattutto non facendo quello che ci è capitato di fare grazie anche al Covid, cioè di accumulare una serie di giocatori anche di un certo valore, che però sono non una rosa scarsa, ma sono non integrati, non assemblati, non in una rosa ben costruita. Questa è la vera difficoltà. Quindi è il tempo non di avere isteria, di puntare ai primi 4 posti, perché quello dobbiamo riuscire a raggiungere, e ne abbiamo tutte le possibilità, ragazzi, perché questa rosa non è più giù del 4º posto, cioè può perlomeno lottare a quel livello, pensare e concentrarsi su questo, aspettare che rientrino Chiesa, speriamo subito Dybala, perché ragazzi, quando vediamo Chiesa, Dybala, e io insisto Arthur, ma insomma Chiesa e Dybala in campo, la palla viaggia a un'altra velocità, poi possiamo pure non vincere, ma la palla viaggia a un'altra velocità, l'abbiamo visto col Malmo, tra il primo e il secondo tempo cambia tanto,
perché Dybala non nel ruolo di attaccante, ma nel ruolo di costruttore di gioco avanzato, è uno che fa viaggiare la palla al ritmo Champions. Ma anche pure perché collega i reparti. Oggi l'assenza di Dybala è pari una cavolata, poi gioco tempo si è ripreso anche un po' Bernardeschi, si è ripreso anche un po' Bernardeschi. Però dai che calma e stiamo recuperando calma un punto. Ma che stiamo recuperando? Il Milan deve vincere. Il Milan deve vincere, no che perde. Dai che recuperiamo un punto al Milan. Forza! Che Carlo dice tutti purché l'Inter, vero? Ma il Milan deve vincere, che cazzo è a me, ma io rosico che perde. Sta perde, sta cazzato nero. Milan deve vincere, deve. Perché dai sennò che recuperiamo un punto, dai che recuperiamo. Forte, sì. Ottimismo. Pino scrive Beto è devastante. Sì, è un bel giocatore. In questo momento pure Beto andrebbe bene. Guarda, ti faccio un esempio, adesso ti faccio un esempio. Vi faccio un esempio per come siamo noi tifosi. Scamacca, che tutti l'anno scorso lo voleva la Juve e Palazzo lo va a portare, hanno rotto il cazzo in 50.000 dicendo una pippa, che cazzo abbiamo? La Juve. Quest'anno tutti a di abbiamo preso Chiesa, abbiamo preso Morata, c'è Scamacca e gli altri, ora lo facciamo prendere all'Inter. Avete capito? Cioè, ma se va avanti così, ecco perché dico, cioè, i patenti, a me queste cose non mi piacciono. Cioè, non posso sentire il tifoso che è così. Ma come l'anno scorso volevamo prendere, avete rotto il cazzo, così, perché anche il tifoso in conclusione, comunque ragazzi, manca la serenità. Anche Paratici, io quando fare... dicevo, voi ve lo ricordate l'anno scorso in diretta che dissi, quando si diceva che Paratici forse andava via, guarda che un domani noi rischiamo di rimpiangere anche Paratici, perché voi adesso lo fate passare che è un nulla facente, che non è buono a fare niente, quando invece non è così, perché Paratici è un grosso DS. È un grosso DS Paratici. Gli ultimi problemi che ha avuto l'ha avuto anche grazie alle condizioni economiche e problemi societari. È un perché Paratici ti stava a portare Suarez, era fatta per Suarez. Poi la sfortuna e sappiamo tutto quello che è successo. Ma se stanno rimpiangendo anche Pirlo, di che stanno parlando? È un problema che purtroppo... Ragazzi, parliamoci chiaro. Ma secondo voi... Io dico una cosa. Fare la chiusa, ma sì, dico Ken, ma obiettivamente, ma Ken e Morata sono due attaccati da Juve, ma diciamo le cose come stanno. No, hai ragione, però posso concludere così chiudiamo davvero, ma la serenità di un giocatore gioca in un contesto dove adesso in questo momento non ha neanche alle spalle una società che ha una stabilità tale da garantire sicurezza. Conte non solo è arrivato, Conte si è portato l'entusiasmo di un popolo / stadio intero, che determinate partite, noi lo sappiamo perché eravamo là, le vinceva il pubblico. Oggi tu non hai più il supporto del pubblico, non hai uno stadio che è diventato il fattore principale. Oggi c'è una società che non è in grado neanche di capire e sapere cosa vuole. È normale che poi tutto il contesto, compreso il tifoso, va in confusione. Non cerchiamo l'alibi di Conte, serve quello. Bisogna fare così. Secondo me, faccio la chiusa. Secondo me, questo è un momento che bisogna affrontare non con l'isteria, perché l'isteria ti fa commettere ulteriori errori. Come ha detto giustamente Paolo, bisogna fare delle scelte low cost, se possiamo definirle così, con calma, anche perché le scelte low cost, se le sbagli, le puoi cambiare più facilmente. Quindi ruotare attorno alle certezze di questa squadra che manterrei, e ce ne sono, perché questa squadra ha lacune, ha dei buchi, ma non sono tutti scarsi. Attorno a queste vanno fatte delle scommesse, però non più costose, perché in questo momento, dal punto di vista anche finanziario, non ci possiamo permettere di sbagliare, perché ogni errore lo paghiamo non per l'errore in sé, ma anche per il futuro. Invece nel momento, e poi è difficile, cioè voglio in parole povere, è difficile sbolognare Ramsey, è difficile perché lui c'ha un contratto di 7 milioni. Per Ramsey, se lo stesso Ramsey fosse Roberto Savino e io fossi bravo come Ramsey, cioè un cesso in quel momento, ovviamente dandogli 500.000 euro, faccio per dire, è più facile fare una scelta, un taglio, oltre che è più facile trovare un acquirente. Cioè, deve essere, tra virgolette, tutto ridimensionato. Certo. Per rientrare in determinati canoni, per poi ripartire.
Purtroppo, ragazzi, ci vuole in questo pazienza, perché tutte le squadre, più o meno, di tutta Europa, poi ovviamente non guardate il Bayern, che ha un altro tipo di organizzazione, l'ha affrontata in un'altra... Di potere. O non guardate il PSG in questo momento, il PSG dal punto di vista della storia non è un cazzo, quindi voglio dire guardiamo il Barcellona, cazzo, Roberto, guardiamo il Barcellona, quanti problemi vediamo, come allora ora seguiamo anche il Barcellona, come li seguirà, come li affronterà questi problemi, perché io che si estingua il Barcellona ci credo poco, no? Cioè, passeranno in questo momento, prenderanno le batoste, ma non cercheranno domani di prendere Mbappé, perché sanno perfettamente che non possono permetterselo. Aggireranno il problema. È una strada, la troveranno, come la troverà anche la Juve. Ma certo, ma la Juve è sempre esistita. Più saremo schizofrenici, più tardi torneremo. Più saremo schizofrenici, ci facciamo prendere dalle frenesie, più tardi ritorneremo dove ci compete. Noi lo sappiamo che arriverà a come. Salutiamo Giuliana. Vabbè, ciao, ragazzi. Grande, va bene. Giuliana. Salutiamo tutti. Davvero un grazie, piacere. Paolo. Paolo, ti aspettiamo presto. Ti aspettiamo grazie, presto. Paolo. Grazie, sappiamo benissimo gentile. Che sei arrivata a destinazione da almeno mezz'ora, ma sei in macchina. O sbaglio? Ora cercherò parcheggio. Con Carlo ora cercherò parcheggio. Ah, vabbè, ma... Ormai è risolto il problema dei parcheggi, va bene, ma buonanotte. Ciao, ciao. Buonanotte ciao, Paolo. Ciao Paolo, grazie. Ciao, grazie, ciao. Ragazzi. Grazie a voi. Ciao, Zebroni. Ciao, ciao ragazzi, buona serata. Buona serata.